Si chiama malattia polmonare da NTM. È una malattia rara, difficile da diagnosticare e ancora di più da curare. Pochi giorni fa la Camera ha accolto con favore un ordine del giorno che impegna l'Assemblea parlamentare ad occuparsene affinché abbia i riconoscimenti necessari. Noi ne parliamo con Giovanni Soggiu, professore di epidemiologia clinica e di statistica presso l'Università di Sassari, impegnato nella ricerca scientifica su questa patologia e anche sul fronte del supporto ai pazienti. Professor Soggi, innanzitutto due parole di presentazione sulla malattia polmonare da NTM. Che cos'è esattamente? Perché è una malattia così infida? Sì, NTM è un acronimo che anglosassone che sta per Non Tuberculous Mycobacteria, ovvero Micobatteri Non Tubercolari. È un gruppo eterogeneo di batteri, nello specifico di micobatteri, che vengono differenziati dal micobatterio della tubercolosi, un micobatterio più famoso e noto, responsabile appunto della malattia tubercolare. Sono dei microorganismi, ne sono conosciuti più di 180 specie a livello globale, soltanto alcuni di questi risultano essere patogenetici, cioè capaci di determinare malattia nell'uomo. Particolarmente diffusi nell'ambiente, determinano delle manifestazioni polmonari ed extrapolmonari, cioè possono colpire il polmone ma anche altri organi. E di solito, come tutti i microorganismi, presentano di natura appartenente al gruppo dei micobatteri la caratteristica di determinare delle infezioni croniche, ovvero delle infezioni non caratterizzate da una sintomatologia eclatante, e quindi molto spesso vengono diagnosticate non nella maniera corretta o non identificate, così come spesso capita che non vengono, come dire, adeguatamente avvertite dal paziente, che quindi ritarda nell'andare dal medico a cercare una cura. Sono infezioni gravi, sono difficili da debellare. Qual è la situazione dal punto di vista poi terapeutico? Da un punto di vista terapeutico sono delle infezioni molto complicate da gestire, è fondamentale l'approccio da parte di specialisti. In Italia abbiamo dei centri di riferimento nazionali che si occupano nello specifico di pazienti con questo tipo di forme. È particolarmente rilevante quindi identificare dei centri, anche da parte del medico di medicina generale che gestisce questi pazienti, dove il soggetto viene seguito dal punto di vista diagnostico e dal punto di vista terapeutico. Di solito le terapie antibiotiche si basano sulla somministrazione di più antibiotici, così come capita per tutti i micobatteri, compreso quello tubercolare, proprio perché per il metabolismo del micobatterio è necessario combinare più antibiotici al fine di evitare l'insorgenza dell'antibiotico resistenza. Senta, vediamo la decisione della Camera, appunto presa pochi giorni fa. Perché è così importante? Ma è una decisione molto importante perché la svolta della politica può permettere, come dire, al sistema Paese Italia di dare il giusto rilievo da un punto di vista gestionale a questa malattia che sino a questo momento è stata non adeguatamente considerata nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, per cui è assolutamente importante identificarne una cornice politica che possa permettere ai pazienti soprattutto di avere un framework, una base sulla quale potersi muovere all'interno di determinati contesti che sono i servizi sanitari regionali organizzati dalla parte diagnostica sino alla parte terapeutica, la parte riabilitativa e quella del follow-up. Senta, lei ha citato i pazienti, non a caso, perché è anche vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Pazienti con, appunto, con questa patologia, un'associazione che si chiama Amantum. Quali sono i bisogni dei pazienti? Beh, i bisogni dei pazienti sono molto chiari. Riguarda, come dire, i soggetti con malattia da micobatteri non tubercolari e altre patologie infettive, ovvero hanno la necessità di avere un percorso molto definito da un punto di vista diagnostico-terapeutico-assistenziale, ovvero trovarsi nelle diverse regioni di fronte a un sistema organizzato che permetta loro di non essere sballottati da una parte e dall'altra, ma di essere, come dire, immediatamente allocati all'interno di un sistema di riferimento per la gestione complessa di questa malattia,
porterebbe, come dire, dei vantaggi enormi anche da un punto di vista psicologico, la necessità cioè di avere una strada già ben tagliata sulla quale potersi immettere, dove il paziente ha l'opportunità di avere una corretta diagnosi, di avere una corretta prescrizione di terapia, ma soprattutto di poter essere seguito nel lungo periodo di osservazione che questi pazienti hanno durante la somministrazione degli antibiotici e nel post. Senta, l'Italia nella ricerca appunto sulla diagnosi e sulla cura dell'infezione polmonare da NTM è all'avanguardia. C'è un progetto scientifico molto importante che sta facendo scuola anche in Europa, di cui lei è responsabile scientifico. Ecco, ci dice due parole. Sì, grazie per questa opportunità, anche perché mi permette di menzionare il vero artefice di questa iniziativa, cioè il professor Stefano Aliberti dell'Università degli Studi di Milano e altri importanti colleghi che hanno dato vita a questo progetto, cioè il dottor Colecasa, il dottor Gori, il professor Gori e il professor Blasi. Insieme con loro abbiamo creato una piattaforma di raccolta di dati che vanno dalla diagnosi alla terapia e altri aspetti di vita importanti di questi pazienti al fine di caratterizzare meglio la malattia, perché come dicevamo prima, ci troviamo di fronte a una malattia subdola, le cui caratteristiche anche da un punto di vista scientifico non sono ben note. L'istituzione di questo registro nazionale permette di raccogliere tutte le informazioni nei diversi centri anche al fine di comprendere bene come questi pazienti sono gestiti in ambito nazionale e quindi poter definire anche quel percorso diagnostico-terapeutici assistenziali di cui parlavamo prima. E di cui i pazienti hanno tanto bisogno. Bene, grazie professore. Grazie a lei.